L'aumento dei casi è esponenziale in questo momento, quindi noi rischiamo di cadere in un lockdown differenziale da parte del governo, cosa che non dobbiamo correre il rischio di subire. Quindi dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che ci dobbiamo difendere, e questo, se volete, anche in considerazione del fatto che le strutture sanitarie stanno cominciando a entrare in sofferenza, quindi abbiamo più di un problema. Ecco, il problema come lo si risolve? Riducendo i contagi. Il Covid non allenta la morsa ad Arezzo, e così arriva una nuova stretta del sindaco Alessandro Ghinelli. Il primo cittadino ha infatti firmato due ordinanze con le quali si irrigidiscono le misure per contrastare la diffusione dell'epidemia. Una in realtà è una revoca anticipata dell'ordinanza che sarebbe comunque scaduta al prossimo fine settimana e che riguardava a questo punto la disponibilità dell'amministrazione comunale di dare ulteriore suolo pubblico ai locali, agli imprenditori che lavorano nel centro storico, per consentire una maggior diffusione dei punti di sporzionamento di cibi e bevande. Non ci sarebbe stata più l'opportunità di fare questo allargamento, visto che comunque il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13, come sapete, riduce gli orari di apertura, riduce la possibilità di stare in piedi a consumare, quindi diciamo, si è concordato di revocarla in anticipo. La seconda, di ben altra portata, è quella con la quale in sostanza io do un'interpretazione, chiamiamola tra virgolette autentica, al decreto sempre del 13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dando atto che nella parte di centro storico, quella città murata di Arezzo, non ha le caratteristiche geometriche, fisiche per consentire il mantenimento della distanza interpersonale per lungo tempo tra le persone, quindi rendendo di fatto obbligatorio l'uso della mascherina senza eccezioni. Da questo fine settimana quindi scatteranno rigidi controlli. Non tutti hanno capito che si sta correndo dei rischi importanti per la collettività e dobbiamo ricordarlo ai cittadini.